Buongiorno e ben trovati in questo luogo di sofferenza, ma di grandi valori umani che hanno sempre un'efficacia nella società di tutti i tempi e di tutti i luoghi. Benvenuti allora nel Museo del Carcere delle Nuove di Torino. Siamo nel cuore di questa città, ci accompagna il professor Tagliente, che è uno dei fondatori e anima dell'associazione Nessun Uomo è un'isola, che in qualche modo ha curato tutto il percorso museale. Nessun uomo è un'isola. Ogni uomo si realizza, cresce nella relazione con l'altro e porta dentro di sé l'intera umanità. Questo è il messaggio forte perché se il carcere, da un lato, per l'immaginario collettivo è un luogo di esclusione, ecco, oggi il carcere è un luogo di inclusione di tutti, senza alcun pregiudizio, senza alcuna discriminazione. E questo luogo è stato così da sempre. Allora, questo luogo dal 1870 è servito per riflettere sulla propria condotta criminale e quindi dare una funzione rieducativa al carcere. Poi ha avuto varie vicende perché ha sempre riflettuto la storia della collettività esterna. Purtroppo abbiamo avuto un periodo bruttissimo con l'era fascista e soprattutto l'occupazione nazifascista, tant'è che tutte queste foto che vedete, tutti questi giovani, no? E non soltanto laici, ma anche religiosi, non soltanto italiani, ma anche stranieri, non soltanto ariani, ma anche ebrei, sono stati imprigionati e purtroppo o impiccati o strangolati o fucilati o sterminati, no? E di queste persone credo che abbiamo il grande dovere morale e civile di ricordarle e di onorarle perché hanno perso la loro vita da innocenti per le colpe collettive, no? Di un periodo storico particolare e soprattutto nel periodo più brutto di questa storia, cioè per l'occupazione nazifascista 1943-45. Sottolineo in modo particolare la compassione, la pietà, la solidarietà e sono testimonianze che valgono sempre. Loro continuano ad essere sentinelle. Dipende da noi, no? Dare loro un giusto valore, una giusta funzione sociale e soprattutto una giusta presenza umana nell'intera collettività. Vorrei ricordare in particolare questo giovane, 17 anni, Renzo Cattaneo, insieme con il fratello Gino, lotta, no, per la libertà e quindi va in montagna con gli altri partigiani che erano giovani, renitenti alla leva o disertori perché avevano già svolto certo periodo di servizio militare durante la guerra precedentemente, ecco, lui purtroppo perde la vita, così come Emanuele Artom, che viene prima catturato, no, nei pressi di Pinerolo e poi fatto morire qui, esattamente nel famigerato primo braccio tedesco. Queste sono le vere sentinelle. Questo carcere dai nazisti è considerato un carcere di Stato, quindi chiunque entrava in questa prigione o per motivi politici o per reati comuni o perché era accusato, no, di un reato, ecco, chiunque era considerato un detenuto politico, quindi soggetto, no, ad essere mandato in Germania per il cosiddetto lavoro, ma che in realtà erano campi di sterminio. La Chiesa ha avuto un grande ruolo, noi abbiamo avuto tanti ebrei liberati, salvi grazie all'intervento del Cardinale Maurizio Fossati,
Purtroppo no, volevano arrestare il cardinale Maurizio Fossati, siamo nel mese di agosto del 1944 e qui dentro non ci portarono, non imprigionarono il cardinale, ma il suo segretario Vincenzo Monsignor Barca, che è stato riconosciuto qualche anno fa, pur essendo morto, come giusto fra le nazioni, proprio perché l'arcivescovado era il luogo non soltanto di passaggio di ebrei che venivano salvati, ma anche di documenti falsi, di carte d'identità prodotte per far espatriare in Svizzera tanti ebrei italiani di Torino e non solo di Torino. Questo per dire la Chiesa. Beh, poi c'è la storia del Beato Girotti. Di cui la storia del Beato Girotti poi ve la racconterò perché merita grande rilievo, perché è un uomo che nasce dalla povertà, esercita la carità per i poveri dei vecchi qua di Torino, e muore con questa sua spiritualità operativa, caritatevole ed ecumenica. Merita di essere poi evidenziato di più nel luogo dove lui purtroppo è stato imprigionato e ha vissuto in silenzio. Giuseppe Girotti nasce nel 1905 da una famiglia semplice, contadina. È quasi coetaneo di Pavese. Fenoglio, invece, è del 1922. Diventerà in pochi anni uno dei biblisti più giovani e in vista dell'ordine domenicano. Segue le orme di illustri pensatori francesi e porrà le basi della nascita di una vera e propria corrente di pensiero che troverà naturale sbocco 40 anni più tardi nel Concilio Vaticano II. A 17 anni compiuti entra nel Collegio Domenicano di Chieri. Era un tipo sveglio, Giuseppe Girotti. Nelle biografie che lo raccontano ricorrono spesso due aggettivi, determinato e spavaldo. Torna a Chieri nel 26, dopo l'anno di noviziato a Viterbo e 3 anni di professione dei voti a Fiesole. Viene ordinato sacerdote nel 1930. La Sacra Scrittura diventa il suo terreno di coltura, si immerge nella Bibbia, letteralmente. Il 1932 è l'anno della svolta. Padre Girotti va a Gerusalemme e vi resterà per 2 anni. Frequenta l'École biblique di Padre Lagrange. Rientrato da Gerusalemme, viene assegnato al convento di Santa Maria delle Rose a Torino, professore di esegesi, ebraico e latino. A due passi c'è il grande ospizio dei poveri vecchi. Il professor Girotti vi andava a fare volontariato, spesso, molto spesso. Per lui predicare la carità aveva senso solo se la si viveva concretamente nella vita di tutti i giorni, e a questa buona regola lui non sfuggiva. Nel frattempo lui aveva già deciso di fare la scelta dei poveri e quindi di abbandonare la ricerca scientifica, l'insegnamento accademico della Sacra Scrittura per dedicarsi appunto agli ultimi della società, ai diseredati, ai vinti e soprattutto agli ebrei. Girotti predicava con il dono della propria vita e con l'enorme investimento di energia negli altri. Lui stesso disse e lasciò scritto, queste sono le parole più importanti di lui, tutto ciò che ho fatto l'ho fatto per carità. Senza che nessuno all'interno della sua comunità ne sia a conoscenza, costituisce una piccola rete di solidarietà che permetterà a numerose famiglie di religione ebraica di sfuggire alla persecuzione nazifascista. Come abbia iniziato e perché non è dato sapere. Era antifascista, questo è certo, ed ha sempre creduto che la scelta giusta fosse quella di battersi contro il regime nazifascista, ma non ha mai aderito ad alcun gruppo o fazione politica. A Torino, nella città occupata, si muove con cautela. Nessuno pare sospettare nulla. Nasconde cittadini ebrei in città, nelle campagne della provincia, accompagna qualcuno nell'ossola per aiutarlo a varcare il confine svizzero. Non opera da solo, ma non siamo in grado di ricostruire la sua rete di contatti. A causare l'arresto di Fra Giuseppe, il 29 agosto del 1944, fu senz'altro una delazione, della quale però non si ha traccia né conferma. A darne riscontro indiretto la modalità del suo arresto, tutt'altro che casuale. Padre Girotti
era entrato nel mirino della Gestapo. Prima tappa della sua Via Crucis, le carceri nuove. L'accusa che gli venne mossa era senza appello. Aiutava gli ebrei. Dopo 8 giorni lo trasferiscono a Milano, a San Vittore, poi a Bolzano. Il 9 ottobre arriva nel campo di concentramento di Dachau, a 2 passi da Monaco di Baviera. Sarà il suo Golgota. Da quel momento divenne il prigioniero numero 113355. Sulla sua divisa da internato c'era il triangolo rosso riservato agli oppositori politici. Però questo luogo invita al silenzio. Nato proprio per il silenzio assoluto. E voi, ai giovani, alle persone che vengono a visitare il carcere, come sottolineate questo discorso del valore del silenzio percorrendo? Allora, c'è un primo obiettivo formativo che riguarda la percezione, che qui dentro i mattoni sono testimoni. Certo. Diceva Padre Ruggero, loro sono testimoni, no, di pianto, di dolore, di silenzio e anche di sangue. L'incarnazione anche della presenza di un cappellano, no? Cioè quello che viene fuori, no, è l'umanità del cappellano. Ma anche per i non credenti. Per tutti. Certo. Ad esempio, Padre Ruggero era amato dagli ebrei, dagli atei, dagli ortodossi, dagli anglicani, dai cattolici. Ecco, abbiamo introdotto il tema della resistenza. Molti partigiani, molti rappresentanti della resistenza sono stati imprigionati qui e quindi appunto questa forma di resistenza che lei dice è proseguita qua in qualche modo, no? Tutti i martiri del Martinetto sono stati qui dentro. Ricordo in particolare il Comitato Militare Regionale per la Resistenza con a capo il generale Giuseppe Perotti, certo. Ecco, e non soltanto i martiri del Martinetto. Se noi giriamo Torino e facciamo attenzione, quanti martiri troviamo per le strade, nei controviali, sui palazzi, e quanti nomi che ricordano tutte queste persone. Cioè tutta Torino, no, è animata da questo spirito resistenziale. Come dice Piero Calamandrei, se volete capire, no, le radici della nostra Costituzione, andate nelle montagne, andate nei campi, andate anche nelle carceri. Allora, entriamo. Ci possiamo accomodare. Ecco, la nostra visita inizia dal reparto femminile. Sì. Qui siamo nel vestibolo delle donne. E quindi nella zona dove le donne venivano immatricolate, quando si arrivava qui si subiva l'umiliazione, direi per certi versi, no, proprio la privazione non solo della libertà, della dignità, ma della dignità dell'umanità. Qui siamo nella matricola. Qui siamo nella matricola, avete visto il registro di matricola. E qui abbiamo, no, alcuni oggetti che venivano usati in quel periodo. Ci tengo a sottolineare questo cucchiaio di legno. Era l'unico cucchiaio che si dava ai detenuti per consumare la razione giornaliera. E si mangiava passando il cucchiaio di bocca in bocca. Tenendo conto che allora c'era cimici, pidocchi, pulci, quindi un luogo davvero chiuso, quindi siamo in una zona, come dire, che è sempre più ristretta, sempre più chiusa e quindi, no, è sempre più angosciante, perché sei costretto a ripiegarti su te stesso.
il carcere vero e proprio. Eccola, c'è una Madonnina, e quella Madonnina lì, chissà quanti l'hanno pregata qui dentro, da bambini, suore, detenute incinte, detenute madri, detenute disperate, anche detenute terroriste. Queste sono le celle. Le celle, ecco, questo fu un altro esempio di creatività cristiana. L'infermeria. L'infermeria. Quale fu la creatività di Suor Giuseppina? Che ottenne dai nazisti di poter portare i detenuti qui dentro e li faceva guarire fino a un certo punto, no? Perché dopo rischiavano di finire nei Gager. Allora, con queste condizioni di salute ancora un po' precarie, no? Ecco, questi potevano passare nell'altra infermeria oppure, no, potevano essere portati negli ospedali civili per aiutare, ecco, a ritardare ma anche a fare in modo che non fossero dichiarati idonei. Adesso passiamo al braccio tedesco. Ecco, il braccio tedesco, cosa si intende per braccio tedesco? Il braccio tedesco corrisponde esattamente al primo braccio maschile, un braccio riservato alla polizia germanica, perché lo scopo, no, della carcerazione dei detenuti politici era scoprire le strategie belliche dei nemici. Quindi noi qui abbiamo avuto ammiragli, generali, italiani e stranieri, proprio perché attraverso interrogatori massacranti, no, cercavano di conoscere informazioni, no, su queste strategie belliche. Il braccio tedesco perché era gestito dai tedeschi. Era gestito dai nazisti, anzi, nella terminologia esistenziale definito il famigerato primo braccio tedesco. E qui quindi sono venute delle cose efferrate, interrogatori, torture. Qui abbiamo la storia di un padre di famiglia, Diego Toscano, il figlio Orazio, figlio unico. Il padre venne talmente picchiato, no? Sul volto, da essere riconoscibile, e normalmente le torture avvenivano nel sottoscala qui sotto avvenivano le torture, e qui c'è una cella ordinaria come era allora. Allora, questa cella qui riporta uno stralcio della relazione del 2 febbraio del 1946 di Suor Giuseppina. Gli infelici erano ammucchiati nel ridume, nel fanco, fino a 10 per cella. Qui in una cella ci stavano 10 persone. Il rozzo cucchiaio passa di bocca in bocca, no? Esatto. E si riceve la sola razione, pane e minestra, nei catini che servono per le somme. Qui potete vedere il gabinetto, una volta. In 10 persone. Questo per sedersi e questo il tavolo per mangiare. Di fronte abbiamo la cella del beato Giuseppe Giro. Un giorno di settembre, adesso non ricordo bene quale, ci hanno fatti venire fuori. E nell'androne dice che si partiva per la Germania a lavorare nei boschi. Noi, il Triangolo Rosso, deportati politici. Arrivati a Dachau, padre Girotti ed io, con i nostri poveri bagagli che avevamo dei deportati, ci siamo messi davanti. E lì padre Roth, un domenicano di Germania, di Colonia, ho saputo che c'era un padre domenicano, ha portato a padre Girotti un pezzo di pane con un po' di formaggio.
ricordo sempre che lui mi dice: va, tu sei più giovane, ne hai più bisogno di me. E io, ingordo e egoista, l'ho preso e l'ho mangiato pensando che anche lui aveva poi solo 30 e qualche anno, ne aveva bisogno come me. Per Dachau sono transitati circa 210.000 prigionieri. Quasi 3.000 erano preti, religiosi, pastori protestanti. Le condizioni di vita sono insostenibili, ma padre Girotti riesce a mantenere la lucidità. In un luogo concepito con lo scopo di annientare dignità, umanità e affettività, padre Girotti non si lascia trascinare nel gorgo della disperazione. È assegnato alla baracca 26, in compagnia di altri uomini di fede. Anche in questo contesto riesce ad essere un leader e sostiene i compagni di prigionia. Trova energie residue, regge l'urto del lager, rimane ancora lo stesso Girotti del seminario dei primi anni di sacerdozio, l'uomo di Alba, semplice, concreto, diretto. Alla fine di marzo si ammala e gli viene diagnosticato un tumore maligno al fegato. Un giorno mi dice: ma guarda, sol più pelle ossa, pensi che io ero venuto di 28 kg quando sono tornato da Dachau, ma alla fine gli hanno fatto un'iniezione di benzina e l'hanno fatto morire così. I would say that a martyr is somebody who so loves life. Un martire è una persona che ama la vita così tanto da accettare di morire. Perché per il martire la vita non è solo un fatto biologico, una questione di sopravvivenza. Sei veramente vivo solo se ami. E il martire è uno che crede che esiste un amore così grande da essere più forte della morte. Il paradosso, quindi, è che il martire è pronto a morire perché ama la vita. Viene beatificato il 26 aprile del 2014 dall'attuale Papa Francesco. È il primo deportato beatificato. Poi vorrei sottolineare un aspetto del Beato Giuseppe Girotti. Il silenzio. Ha sofferto tantissimo all'interno di questa cella e probabilmente ha avuto qualche sorriso anche da solo Giuseppe, perché era l'unico che poteva entrare qui dentro. Adesso se vogliamo salire, sì. Vediamo. Ecco, questo che cos'è? Questo è il pancaccio, un letto con questi tre assi, e fu il letto dei condannati a morte prima di essere fucilati al martinetto. Questo deve far capire ai giovani e a tutti noi che siamo nati in una società libera, quanti sacrifici, quanto sangue, quanta sofferenza per raggiungere questo livello di civiltà che va difeso. Purtroppo queste persone hanno lottato per la libertà ma non l'hanno mai voluta. E purtroppo tutto questo è dato per scontato, ma non lo è. Questa è la zona panottica, come era una volta. Ecco, qui stiamo scendendo nelle celle dei condannati a morte. Sì. Ecco, morire senza sapere perché. Quanti qui sono morti senza sapere perché? Ma più che senza sapere perché, morire da innocenti. Certo. Ecco. È proprio triste morire da innocente, cioè senza aver commesso un reato. Ecco. Però sapevano perché morivano e avevano degli ideali, ideali di libertà, di unione, di dignità, di indipendenza, no? Il senso profondo, la trasformazione di questa sofferenza, no? In un bene comune, ecco, di questi loro erano attori consapevoli e responsabili. Quindi lo sapevano perché morivano e lo facevano in prospettiva, lo facevano perché avevano una coscienza da seguire. Loro seguivano la propria coscienza.
Qui entriamo in un luogo sacro, sacro per questo motivo, perché qui abbiamo spargimento di sangue innocente. Ecco perché è un luogo di martiri. E quindi anche questa loro sofferenza è un riscatto dei peccati e delle colpe collettive. C'è una frase di Suor Giuseppina a proposito di Ignazio Viani che venne imbiccato in costruzione, quando li vide tutti storditi che non capivano che fine avrebbero fatto. Scrive: come potevano capire il senso della morte se ancora per l'età cronologica che avevano non avevano capito il senso della vita? Questi hanno capito il senso dell'uomo. Ecco, ecco perché sono sentinelle. E quando uno viene qui, credo che in ogni cella con queste scritte siano loro stessi a parlarci, a parlare alla coscienza di ogni visitatore che viene qui. Ecco, ad esempio leggiamo: muoio contento per la mia patria che ho amato tanto e per l'idea di una futura giustizia e libertà del paese. Alessandro Teagno, una sentinella, no? Esatto. Il mio animo è sereno perché ho fatto tutto il bene che ho potuto e ancora cercavo di farne, quinto dell'altro. Ognuna di queste epigrafi è una preghiera, no? E qui si percepisce lo spirito, la loro capacità di trasformare, no, l'azione, il corpo, in un'anima. Magari anche non credenti, no? Certo. Qui poi abbiamo le pietre per ricordare gli ebrei, su ogni pietra c'è qualche nome. Perché loro appunto nelle loro sepolture mettono la pietra. E qui tutte queste persone hanno donato la loro vita per il bene di tutti, perdonando gli stessi carnefici. Anche l'uomo più crudele porta dentro di sé un seme di bontà.